Benvenuti a questa nuova avventura di pesca con il team Heracles. Siamo nel bellissimo comprensorio dei laghi di Mantova e del Parco del Mincio, acque in concessione gestite dalla FIPSAS, con un team che ci ha accompagnato anche lo scorso anno in una sessione di pesca simile a quella di oggi. Siamo con il nostro Aldo Vecchietti, che è il responsabile del team Heracles per quanto riguarda i grandi predatori, in particolare il siluro, con la nostra Dori che ci accompagna sempre nelle nostre uscite di pesca e con Giovanni Montanari del servizio guida di pesca Le Vie dell'Acqua, che come lo scorso anno ci accompagnerà anche lui in questa sessione di pesca. Perché siamo venuti qui, o meglio, perché siamo tornati al comprensorio dei laghi di Mantova? Perché lo scorso anno ci siamo divertiti, abbiamo fatto una bella pescata, ma ci è mancato, come dire, di fare il big fish, il pesce sì, degno di mettere a dura prova e testare le nostre attrezzature. Quindi siamo tornati in condizioni di pesca che sembrerebbero più favorevoli rispetto a quelle dello scorso anno per provare l'avventura e testare, come ci farà vedere Aldo Ladori, le nostre Kalida Huge, che sono una serie di canne nuove dedicate per l'appunto ai grandi predatori, che proprio in questo scorso anno, grazie al supporto di Aldo, il team Heracles è riuscito a sviluppare. Quindi tanti consigli, tanti suggerimenti su strategie di pesca, approccio, tecniche. Nell'arco di questa puntata vedremo tutto quello che c'è da fare per finalizzare nel modo migliore una sessione di pesca come questa. Aldo, Dori, che dici? Come iniziamo, Aldo, innanzitutto? Innanzitutto adesso facciamo un giro per vedere se troviamo le condizioni giuste per fare un approccio a spinning e in base all'attività di pesce che vediamo montiamo le canne con gli artificiali adatti, diciamo. Ci alterneremo nel pescare, un po' la Dori pescherà con Aldo, un po' io pescherò con Giovanni, poi ci scambieremo e nell'arco della giornata cercheremo, insomma, di far fruttare nel modo migliore possibile i suggerimenti di questi nostri esperti che ci accompagnano oggi. Quindi che anche questa nuova avventura abbia inizio. Andiamo, non perdiamo tempo. Andiamo. Allora Dori, adesso prendiamo la Kalida Huge 270 e la 240 per te che è un po' più leggerina, montato con il Laris e col Bandit, imbobinato con il Viper per 8 da 100 libbre. E vediamo un attimo. Allora, montatura usiamo spray leader 100 libbre e uno 0,90. Allora facciamo un nodino, lo infiliamo, poi lo andiamo a serrare e facciamo un'asola col trecciato e arroteiamo a tornare indietro 5-6 volte. Poi con l'asola entriamo da sotto dentro alla zollina e stringiamo. Andiamo a mettere in battuta. Prima di mettere in battuta
andiamo a serrare bene il nodino. Questo è il nodo da fare per giuntare un nylon a un trecciato. 50 cm circa, si può fare anche lunga, anche 1,5 m, 2 m, in base un po' dove andiamo a pescare allo spot. Qui abbiamo poca acqua con degli erbai, va bene così. Se invece andiamo vicino alle piante, per problemi di abrasione facciamo il terminale più lungo, perché così c'è meno problemi di rottura. Prendiamo un tubettino di gomma, facciamo il classico palomar, facciamo l'asola, la infiliamo, giriamo su se stessa, va a infilarsi dentro e con il moschettone lo andiamo a riprendere. E questo è il palomar. Perfetto. Che è un nodo, non nodo, e ha il, diciamo, il nylon tiene tutto il suo carico di rottura. Ottimo. Questo stubicino qui lo mettiamo primo per tenere ben unito anche il nodo, e poi quando andiamo a inserire il moschettone lo andiamo a mettere in battuta, che così rimane anche bello fermo. Perfetto. Non c'è il rischio, magari anche sul lancio alcune volte, nel girarsi è facile su alcuni moschettoni che venga fuori. Questo qua no, perché ha il doppio riporto, però per sicurezza io lo faccio. A differenza dell'anno scorso vedo che hai scelto un'esca un po' più colorata. L'anno scorso si pescava con quelle bianche. Sì, l'anno scorso c'era l'acqua limpida e eravamo poi giù in mincio, quindi un'altra tipologia di, un'altra situazione di pesca. Invece quest'anno siamo qui nei laghi con l'acqua torbida, proviamo due tipologie di esche anche qui quest'anno. Il Garuda XX con una montatura autocostruita, questa qui colorata per vedere se i pesci sono più attivi su un'esca colorata o un'esca neutra. Con il Benjo XX con le testine G-Gear dell'azienda, sempre poi con i finali autocostruiti. Un'altra con una monte in caglio, sempre autocostruita, bianca. Che questa è perfetta per me, visto che in caglio spesso. Ok, va bene, allora ti faremo provare questa. Io uso qui. Perfetto. Dai, recupera, forza! Aspetta, bisogna che scenda perché questo è... No, dai. Ma è veramente pesante. Aldo, bisogna tu... O tu mi lega o io scendo perché... Dai, recupera! Oh. No, guarda che coda! Aspetta, scendi. Vuoi scendere? No, è enorme! È veramente... è enorme! Guarda che testa! Sempre il Benjo XX ha sempre il suo perché. Dai, brava. Sì, lei vuole andare dove vuole lui, col pesce lì. Così. Dai. Mi sta veramente impegnando. Non lo voglio dire, ma ho quasi male le braccia. Grande. E vai! Bellissimo. Questa è la mamma dell'anno scorso, eh? Sì, è la mamma. Ti ricordi che cercavi la mamma? Vero. Oddio. Poi la lavatrice che ha che la fa andare. È davvero grande. Oh. Il momento della verità, quant'è? 1,90. Cavolo. È più grosso di me? Fantastico. Francesco, prova a lanciare lì, in quell'apertura in mezzo alle erbe, che ho visto delle breme muoversi.
pescione, però bellino, divertente. Eccolo qua. Gira. Allora, qui siamo sui 185. 5 centimetri più corto di quello della Dori. Prime 2 ore di pesca, già 2 pesci veramente belli portati in barca. Quindi la giornata promette bene. Non diciamo nulla, andiamo avanti e vediamo se il buon Dì si vede dal mattino, c'è qualcosa di interessante che ci aspetta. Speriamo. 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 Eccolo. Ci sei? Mamma mia. Aspetta, aspetta, vengo. Sfriziona questo, eh. Eh sì. Sembra un po' più sodo degli altri questo, eh. Questo è accidenti. Vediamo un po'. Dai ragazzo. Bello. Quanto sarà? Sarà più di 2 metri. Più di 2 metri lo è sicuramente. E questo qua ci mi sa che c'è da andare a riva, perché tirarlo su qui con la sponda alta. Per vedere se era cotto. Non è cotto, eh. Aldo, che bestione, alla fine. Mamma mia, guarda qua. È un pescione. Questo è più di 2 metri e 30 sicuramente. Dopo gli diamo una misurata, che. Accidenti, grosso, guarda che schiena. Guarda che bocchina anche. Allora Aldo, siamo arrivati a metà mattinata, la temperatura è cambiata notevolmente, si stanno alzando le temperature, d'altronde siamo alla fine di marzo, quasi i primi di aprile, quindi ci suggerivi di cambiare approccio di pesca, di provare a pescare a vertical, cerchiamo di capire quelle che sono, diciamo, gli accorgimenti che dobbiamo mettere in pratica per pescare in queste condizioni. Allora, abbiamo anche cambiato spot nel frattempo. Sì, allora siamo venuti qua, che diciamo qui c'è più profondità. C'è più profondità, c'è più acqua, c'è un piccolo flusso perché hanno aperto un po' la diga, quindi sono risaliti i cefali con le ultime piene che ci sono state, diciamo si stanno un po' imbrancando qua. Logicamente si suppone che dietro, diciamo, ai cefali quando risalgono vengono anche i siluri. In particolare vediamo come utilizzare alcuni prodotti che fornisce Heracles e Colmich, che sono i single assist hook, cioè degli ami montati che vengono molto spesso utilizzati per la pesca in mare a vertical, ma che possono essere molto funzionali anche per la pesca ai grandi predatori come il siluro. Vediamo come utilizzarli. Allora, prendiamo il Benjo XX, il G-Gad, tagliamo la testina, infiliamo semplicemente il G-Gad e con questo braccetto andiamo a chiudere, così non scappa fuori la gomma e rimane la gomma molto libera nel movimento, e lo andiamo a montare
con l'assist hook della Yabusa. In questo caso è un 9/0. E uno splitting rig della Colmich. Allora, lo split rig lo metto perché così rimane l'esca e l'amo liberi nei movimenti, non sono vincolati e dovrebbe sembrare, diciamo, l'esca più naturale possibile nel movimento. L'assist, mettiamo questi barilotti qui, sempre forniti da Colmich. Questo lo mettiamo perché in caso di mangiato, comunque nelle gercate di movimento, così rotea e non fa arricciare, diciamo, il filo intorno all'esca, e in più nel movimento con la piumetta così fa luccica e il tutto dovrebbe simulare un cefalo in profondità che si muove, che va a romare, diciamo, sul fondo. Quindi l'azione di pesca è simile a quella in mare, andremo a cercare il pesce con il supporto dell'ecoscandaglio e poi a effettuare delle gercate propriamente in verticale. Eh? Sì, si suppone che il predatore potrebbe essere ingannato migliormente perché la discesa dell'esca con la coda più libera e l'amo appunto con il barilotto roteando su se stesso luccica e dovrebbe avere un'azione un po' più catturante. Lo stesso in risalita e con l'amo tutto libero, diciamo, quando il siluro fa l'aspirata dovremmo avere una percentuale maggiore di autoferrata, di cattura per il predatore, diciamo, per la sua mangiata, di catturare. Ce l'ho. E non sembra neanche piccolo. Aumentalo un po', vai. Bel pesce combattivo sul fondo, ma sta già sgallando, dai. Bello, eccolo qua. Dori, vuoi fare te? Lo tiro su, no, io? Provo a tirarlo su. Proviamo. Se ce la faccio, se non ce la faccio invece ti passo i guanti. Ok, proviamo. Perché... eccolo qua. Un bel pesce, che è questo. Allora. Tocca di appena bene. Come fa Aldo? Brava. Allora. Eccolo. Vedi che ho una mano. E vai! Beh. Mandate anche questo e portate a casa. Bello. Ottimo lavoro. Ti ha stancato, eh? Pesce combattivo, non gigante, ma bello combattivo. Cioè. Aldo, ancora? Ragazzo, sono le nuove esche. Sembra impossibile, ma sotto qui questo letto di muggine è pieno di pesci predatori, eh. Eccolo, eccolo. Guarda che bella piega anche la canna. Hanno fatto proprio un bel lavoro. No, passa da Dori, dai, vai. Vieni, la canna, Dori. È così, lo agguanti tu che sei esperto. Ce l'hai? Vai. Che gliel'abbiamo passato un po' troppo presto, sì, mi sa anche a me. Eccolo, eccolo qua. Ok, ci siamo. Ecco, questo a differenza dell'altro non lo portiamo a riva, lo slamiamo, no, lo subito qua. E veramente... vedi col montaggio così, con gli ami lì bucano la grande, proprio. È stata una bella idea di questo montaggio. E
ormai imbarcato. E tre. Aspetta, ci siamo. Eccola là. Saltellare. Ci credo, preso Lucio Perca. Ah, è fantastico. Perca preso. Quando si dice la biodiversità, Eh sì. Un perca. Bello. Volevo girare un attimo. Può darsi che senti? Sì, qui si sente un po' di irregolarità. Strutture. Giovanni, siamo in uno spot dove abbiamo trovato delle condizioni di pesca completamente diverse da quelle di stamani. Acqua molto bassa, attività diciamo di prefrega di alcuni pesci, brem sicuramente. Questo attira i predatori e come abbiamo visto in 10 minuti due pesci, un perca, tu e il siluro di Aldo. Quali sono le condizioni che ci sono in questa zona? In questo spot qua troviamo una puntina dove il fondale è molto più duro rispetto a tutto il resto della valle e di conseguenza il pesce viene qua, cerca di venire qua a deporre le uova perché il fondale è migliore per la deposizione e quindi di conseguenza anche i predatori vengono attratti da questo movimento dei bremi, ma non solo, perché vengono qua anche carpe. Ma come si vede ovunque. Esatto. Ovunque. Troviamo anche qualche cefalo. E c'è. E c'è un altro perca. Incredibile. Mamma mia. Fantastico. 2-1. Grande. Eccolo qua. Complimenti, bravo, che biodiversità spettacolare. Anche ragazzi. Lui si sta preparando per deporre le uova. Sono tutti in procinto di riprodursi. E ora release di questo bel perca. Ciao bello. Vivissimo, vivissimo, salute, perfetto. Allora Giovanni, abbiamo cambiato spot, pomeriggio, le condizioni ambientali sono cambiate, si sta coprendo, si è alzato una leggera brezzolina, siamo in questa zona dove c'è
acqua veramente bassissima, sì, ma siamo... tantissima attività. Quali sono le condizioni che troviamo qui? Mi sembra pesce in prefrega, sì, e questo attira i predatori, sì, come troviamo... abbiamo visto tre pesci nel giro di 15 un quarto minuti. D'ora. Esatto. Ah, abbiamo un fondale qua, in questa punta qua, molto più duro rispetto a tutto il resto della valle, e troviamo infatti qua le breme perché loro cercano un fondale così per deporre le loro uova, ma anche i perca, come abbiamo preso due in 10 minuti, perché anche loro si stanno preparando a deporre le uova in questo punto qua, che piace anche a loro. Le breme vengono qua a rincorrersi, producono vibrazioni, movimento che attirano i siluri che ci sono nella zona, e quindi può capitare di vedere anche cacciate a filo d'acqua dei siluri sulle breme, e speriamo di vederlo anche noi. Volevo ricordare anche ai nostri amici pescatori che Giovanni, attraverso il suo servizio professionale di Fishing Guide Le Vie dell'Acqua, fornisce supporto a tutti i pescatori che vogliono fare un'esperienza di pesca qui nel Parco dei Laghi di Mantova, fornendo appunto con grande professionalità, come abbiamo visto, un servizio completo e consentendo di passare delle giornate veramente con quel di più di esperienza e di consigli che possono permettere veramente di finalizzare una bella pescata. Quindi Giovanni, ti ringraziamo. Grazie anche a voi. Quest'anno, peraltro, un'uscita di pesca, quella di oggi, molto più proficua di quella dello scorso anno, dove comunque ci divertimmo, ma quest'anno abbiamo veramente spaccato di brutto. Vi presento la nuova Kalida Uge 240 e 270 da spinning, canne studiate con me e Heracles e Kolmic appunto per la pesca ai grandi predatori come il siluro. Canne leggere, molto robuste, hanno una perfetta sensibilità sul movimento delle esche anche con piccoli pesi, e molto secche sulla ferrata. Hanno un'ottima schiena, non c'è nessun problema di tipi di pesca, diciamo da barca o comunque anche da sponda, perché avendo le due misure ognuno può scegliere quella che diciamo che preferisce per affrontare diciamo la caccia a questi grandi predatori. Vi presento gli ami Hayabusa, gli Assist. Li ho testati oggi con questo nuovo montaggio per provare a insidiare i grandi predatori, e direi che ha avuto un'ottima resa. Abbiamo avuto due attacchi e tutti e due andati a strike. Sono contento di questi ami perché sono molto perforanti, leggeri, quindi non creano troppo, diciamo, turbolenze in acqua quando si lavora in verticale. È una soluzione ideale per fare questo tipo di pesca, cioè i grandi predatori, sotto ai branchi di pesce bianco. Ho usato un Benjo XX, un Jigged, sempre dell'azienda Heracles, un barilotto Kolmic e uno Spling Rig Kolmic, montato in questo modo. Quindi l'esca scende naturale e con l'assist così, diciamo, è molto performante e ha un grande, diciamo, sulla mangiata ha un grande potere di allamata. Insomma, siamo arrivati anche a conclusione di questa lunga giornata di pesca insieme ad Aldo, Giovanni, a Dori, qui a il comprensorio dei laghi di Mantova. Una sessione di pesca, ragazzi, che ci ha riservato veramente tante soddisfazioni. Quest'anno lo possiamo dire, sì, è stata non stupenda, è mancato niente, né la biodiversità, né la taglia, né anche il divertimento. Condizioni di pesca molto diverse, grazie ai vostri preziosi consigli, abbiamo fatto, che penso abbiano fatto veramente la differenza. Sì. Aldo, insomma, sono contentissimo. Soprattutto di aver testato come si deve, non è la prima volta, ma
all'interno di un video far vedere come lavorano le canne, queste ecco. Canne create appunto apposta per il siluro dall'azienda, e diciamo sono state veramente al top. Giovanni, grazie di nuovo anche a te per il supporto prezioso. Prossima volta che torneremo senza magari telecamere passeremo una giornata di pesca insieme, perché sei veramente professionale nel servizio che svolgi. Dori, le braccia ti fanno male? No, Ma sì. Perché oggi, non posso dire una oggi bugia, veramente sì. abbiamo fatto tanti pesci. Quindi che dirvi ragazzi, speriamo che la puntata vi sia piaciuta, per noi è stata veramente una giornata di pesca come si deve, come tante volte ci piace passare. Per il resto vi diamo appuntamento alla prossima pescata con il team Heracles. Alla prossima!